aggirare le regole, quindi ogni minima, non più fare niente, è stata creata una città terza che non era un minimo, non soggetta a regole sportive, chiamata da tutte le norme, che forniva la situazione della Germania. E questo è quello che è stato ovviamente. Qui passiamo un attimo a vedere l'effetto delle regole sulle vetture, quindi queste sono le vetture del 2017, con un regolamento nuovo da parte anteriore, i tre nudi, quindi le tre carrozzerie anteriori sono sostanzialmente diverse, questo è stato per le parti invece, chiamiamole un po' più classiche, che non si sono molto modificate, possiamo vedere come il design piano piano nel corso dei mesi e degli anni si vada a trasformarsi. Qui possiamo vedere le ferrari che sono in basso in mercede sono sostanzialmente identiche, che ci sono veramente delle tutte. Il problema di come proteggere il know-how è che chiaramente le parti visibili sono difficilmente proteggibili, quindi si vede che sono immagini della ferrari che vanno nel dettaglio delle sue altri team alla fine della qualifica, questa genere succede perché normalmente appena le vetture entrano nei box vengono messi degli schermi per appunto cercare di tenere almeno per alcune settimane questi come segreti ancora tutti i team hanno almeno 3-4 fotografi per cercare di incidere sul circuito. È fondamentale fare delle fotografie dei fatti delle vetture quando vengono sollevate con i gruppi e altrimenti non si. Le parti visibili sono invece più proteggibili con quello che si chiama anche prima, quindi è importante riuscire a tenere il segreto di quello che è prodotto. Questo viene fatto, come abbiamo visto, anche per altre procedure informatiche, con dei contratti molto strutturati con il personale, il personale e dei contratti altrettanto strutturati con i fornitori, come giustamente diceva l'avvocato con il Rovina, nella seconda Roma attuale lo sviluppo tutto interno è impossibile e con le nuove tecnologie, con tutto quello che sta succedendo, il motore, diciamo neanche il motore, ma si chiama Pavel Lune, che sono tutti segni di diverse parti, c'è un fornitore per la parte elettrica, c'è un fornitore per il turbo, quindi il progetto centrale è un progetto ferrato e poi tutte le varie parti vengono sviluppate in tutta una sensibilità, quindi è assolutamente fondamentale riuscire a mantenere il segreto di queste tecnologie. Qualche esempio di tecnologia non visibile, quindi difficilmente copiabile, questa è un esempio di una vettura del mostro del 2006, che per circa un anno all'interno del menuso aveva inserito un progetto Mustang, quindi un ammortizzatore supplementare che ovviamente nessuno vedeva e quando è stato scoperto poi è stato dichiarato anche illegale, però sì, la prima come sempre su queste cose è un evento anche importante di una parte abbastanza visibile ma difficilmente copiabile, quindi l'importanza, la forza del know-how di Formula 1 è la grande GP nel 2009, al momento dell'uscita di Honda e Brown si è fatto il proprio team, sono inventati questo doppio distributore che dava un sensore molto maggiore rispetto a quello che viene montato di almeno un secondo mezzo due per tantissimo al giro. E quindi loro hanno in pratica presentato una vettura tradizionale per tutti i test pre-campionato. Qui sono arrivati all'ultimo giorno dell'ultimo test, hanno messo in vista la vettura con il secondo rivoluzionario e purtroppo per tutti gli altri team hanno il test era perso perché una modifica così fondamentale del test dovrebbe finire almeno per 6 volte. E poi è chiaro che questo know-how dura al massimo per la stagione perché la stagione successiva caso non fatica di avere ancora le regole, qui si c'è rispetto quando c'è qualcosa di praticamente innovativo, tutti gli altri fanno cambiare le regole e blocco per questo vantaggio. Però per quell'anno in pratica il campionato è evidente la regola. Come abbiamo detto ci
sono tre aree, una all'area interna che non ho approfondito perché non è una relatori. La questione del personale è chiaramente fondamentale. E qui abbiamo avuto il famoso caso della spesa del militare, mi ha detto che l'accettazione di che la passi con comune, in formula 1 fino a quell'anno, forse non in quelle quantità, però era abbastanza parte comune, il tecnico che viene da un altro team, il primo giorno che arriva la prima settimana si porta tutti i disegni del servizio precedenti, si chiede con tutto il gruppo dei primi tutti i documenti che vengono incorporati. Questo dal 2007 è un documento federale di cultura migrare assolutamente non possibile e anzi tutti i team si sono cautelati e hanno inserito nei propri contratti l'obbligo per i dipendenti di non portare assolutamente nulla e di dichiarare espressamente che non porteranno nulla se non quello che c'è nella protesta che abbiamo sentito stamattina, è difficilmente definibile, è un confine piuttosto labile, però è fondamentale che si diano che si sono trovati anche per sufficienti dei documenti altri team. Addirittura la marchiatura il personale non è solo una criticità, ma è chiaramente anche una grande opportunità, perché quando arriva una persona nuova in un team, anche se non porta la documentazione tecnica, può comunque dire che nell'altro team avranno questa di esecuzione, perché fa parte del suo programma, quindi per essere un ingegnerico, perlomeno in Italia lo vogliamo fare. Da una montagna che troviamo la strada e può anche essere gente della strada. Gli accordi di collaborazione sono possibili e anzi ultimamente stanno aumentando sempre di mente perché la Formula 1 per evitare i circuitosi sta andando verso una capacità delle risorse a disposizione, quindi capacità informatica, capacità di intervento, poiché una collaborazione parti non fondamentali è possibile che chi si allena cercano di utilizzare questi spazi da regolamento, anche qui l'intervento degli attivi preoccupati, creazione di norme anche esclusivamente per cui un team non può mandare il proprio personale da un altro team perché sarebbe controllato, cioè la propria proprietà, per esempio, per tre mesi poi riprendersi o poi rimandarlo, ma ci deve essere una collaborazione normata. Questo chiaramente crea dei problemi poi anche con la legislazione italiana, perché è un argomento comunque che è europea, perché è un argomento di steward di un tempo che erano stati chiamati a statuire sulla possibilità di collaborare, che hanno detto no, chiunque cambia team deve stare fermo a un ambiente. E questo chiaramente si scontra con la normativa lavoristica, per cui non si trovano una se non c'è un accordo, il giudice civile che eventualmente sta agendo e poi potrebbe che anche una norma assolutamente non è definita. L'ultima parte è molto più importante perché sta crescendo tantissimo l'importante e su cui stiamo veramente facendo tantissimo lavoro è gli accordi con i settori, quindi senza parlare della confidenzialità che assolutamente con la perplessità ancora citata spesso purtroppo i fornitori di anche se secondo me è una questione di partito preso che non vogliono prendere nel troppo sul secondo termine sono almeno 5 anni diciamo, di allenare però con questo purtroppo spesso bisogna fare dei compromessi si sta lavorando veramente tantissimo sulla questione delle
ovviamente perché appena successo che era sui giornali, i responsabili tecnici della FIA, che avevano certo tutte le informazioni, tutte le strutture in quanto che si controlla, ha annunciato che non è niente con le cose di fare a lavorare per tutti. Chiaramente uno crea tutta una rete di protezione del proprio know-how, si trova il posto perché la federazione non può operare. L'altro tema grande su cui sta trattando Brescia è la proprietà intellettuale, quindi questo, anche poi per un eventuale trasferimento delle sue ingegnerie, la definizione precisa di tutto quello che è grande, sarà grande in terza property, la programma proprio proprietaria da chi, come può essere utilizzato in quali ambiti, spesso i fornitori che sviluppano per trarre la gestione delle funzioni economiche più vantaggiose, a condizione di poter dopo un certo periodo utilizzare quello che viene sviluppato in altri settori. Questo sappiamo che non si è eccellenze, dobbiamo misurarci anche proprio di queste prassi, che probabilmente non potranno essere universalmente seguite, ma rappresentano comunque un benchmark molto significativo. Avvocato Colori, un tema che so che Lucardi Motorologica ha sviluppato è il tema dell'utilizzo del know-how anche nella prospettiva del patent box, una prospettiva sulla quale ci interrogheremo poi in una relazione successiva, ma mi piacerebbe un suo rapido flash su come all'interno del CAT si è gestito questo. Non è stato facile, premetto. Come probabilmente tutti sapete, fare un box è un regime fiscale che consente la riduzione di imposta sugli utili derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. È entrato in Italia per la prima volta nel 2015 con la legislatività di Renzi, poi modificata con la nuova correttiva del 2017 che giustamente eliminato i marchi tra i beni materiali cui utilizzo potesse essere il reddito generato dal loro utilizzo potesse essere agevolato. E questa la situazione generale la racconto perché quando Italia ha presentato il modello di opzione per il regime di tassazione agevolato era nel 2015, quindi appena uscita la normativa sul patent box che non era molto chiara, diciamo così. Per cui di usufruire di questa agevolazione è stato costituito un team interno in azienda, quindi in cui partecipavano l'ufficio legale, l'ufficio amministrativo e l'ufficio di R&D, coadiuvato da un gruppo di fiscalisti esterni fondamentali. Il lavoro che è stato fatto è stato il seguente, ve lo racconto brevemente. C'è stata una prima fase ovviamente di individuazione dei beni materiali che facendo far parte del portafoglio di Lucardi. E se l'individuazione dei marchi inizialmente, poi mi ha brevetti, design, registrati o no, fosse facile, e fosse facile non solo individuarli ma anche dimostrare il titolo derivativo sugli stessi perché bastava estrarre le copie delle registrazioni, per il nuovo è stato più complesso. È stato più complesso individuarlo ed è stato più complesso dimostrare che fosse, che si trattasse di know-how ai sensi della legge di stabilità prima che prendeva l'articolo 6 del decreto del 2015 che poi non faceva che riprendere l'articolo 98 del codice di proprietà industriale. Per cui si è individuato e dopodiché si è passati all'analisi per vedere che se tutte le caratteristiche elencate all'interno dell'articolo 98 fossero presenti, quindi se stessimo davanti a delle informazioni riservate che fossero realmente segrete, in cui si potesse dimostrare la titolarità di un caso originario che era tutto, che le stesse avessero un valore economico, che questo punto è stato aggiunto dalla legge stabilità rispetto all'articolo 98, che il pacchetto di informazioni fosse costituito da delle informazioni tali da poter essere trasferite facilmente. Una volta analizzati questi punti, quindi è stato il know-how che poteva essere agevolato, è stata fatta un'autodichiarazione, l'autodichiarazione riportava
descritti descritte le informazioni che del know-how, è stata descritta la valorazione che era stata data a questo know-how e sono stati descritti i metodi, ecco, sono diventati prima, di segretezza che sono stati applicati per mantenere queste informazioni riservate, e questa autocertificazione è stata poi supportata da una relazione di un consulente esterno, un consulente intellettuale, che ha analizzato principalmente tutto quello che avevamo descritto e controllando anche tutta la prassi utilizzata all'interno di un cadaver che queste informazioni rimanessero segrete, e quindi poi ha depositato la sua relazione a comprova di quanto avessimo già dichiarato. Ultimo punto, finisco, che è quello più complicato, lo dico per chi vorrà iniziare a proporre questo modello, il criterio di calcolo del reddito agevolabile. Complicatissimo, almeno per me, poi ho il background classico. Comunque, vi dico solo che Ducati ha deciso di utilizzare il residual profit split method, che è un metodo che si basa sulla suddivisione dell'attività rutinaria da quello che non è rutinaria, in modo tale che ci sia un facile calcolo, fattibile dei costi ordinari da quelli che non sono costi ordinari, e quindi dovrebbero essere i costi legati alla proprietà intellettuale, in modo tale che dal fatturato generale possano essere sottratti i costi ordinari per poi arrivare ad un più o meno sicuro reddito agevolabile. Grazie. Alla successiva relazione che porterà più diffusamente delle problematiche per l'appunto della valorizzazione del know-how in sede di Patent Box, e che aggiorna subito sulla piaga delle criticità di questo sistema che non tutte le imprese hanno avuto il coraggio di affrontare, ma chi ha avuto il coraggio di affrontarle merita di avere il nostro riconoscimento anche per la cedola magistrale, anche nei confronti degli altri, come spesso per le nostre eccellenze. Avvocato Maestro, noi stamani abbiamo parlato molto dei rapporti fra know-how e brevetti. Abbiamo spesso detto che bisogna prima tenere segreto per poi brevettare, abbiamo detto che il know-how spesso può diventare brevetto, ma c'è un tema che in Formula 1 è molto significativo, e che è il passaggio dal know-how al brevetto. E questo penso che sia un argomento sul quale credo che nessuno o più di lui possa darci delle idee. Diciamo che questo passaggio dal know-how al brevetto è sempre un tema molto di discussione internamente, perché i tecnici sono sempre molto spaventati in qualsiasi cosa possa uscire anche due anni dopo, tre anni dopo, quindi riuscire a convincere che determinate innovazioni che sono state fatte potrebbero avere anche un'importanza per una commercializzazione futura, e quindi per un sviluppo di sede e di essere brevettati, oppure molto semplicemente per una questione di protezione, si brevetta sia la soluzione migliore, è sempre molto complessa. Diciamo che in Formula 1, nella nostra esperienza, non è successo spesso che c'è stato questo passaggio da un nuovo attraverso. Succede comunque, ad esempio, che è successo per il cambio di droga a Francia, per la scelta. Quello era, è stato introdotto in una Formula 1 con Ferrari, poi realizzato, purtroppo, per dare una protezione che può succedere per determinati brevetti che vengono sviluppati non direttamente sulla vettura determinate innovazioni, ma sul sistema di produzione, ad esempio, e quindi possono essere, tra virgolette, più facilmente rilevabili e più facilmente brevettabili, e quindi sia da certo punto di vista più facile portare. Comunque il know-how e il brevetto sono due strumenti che vanno utilizzati, secondo me, in modo parallelo, e per ogni determinata cosa devono essere attentamente valutati. Diciamo che in Formula 1, una volta passata la questione del campionato di quest'anno, sta già pensando da tempo a questa successiva, e quindi queste riflessioni strategiche sul
e spesso il fatto che i consulenti, gli esperti tendono a ricorso, i tecnici, i logici, credo che sia un tema che tutti coloro che operano con le imprese conoscono, ma è anche un tema fondamentale. E questi esempi di scelte strategiche che abbiamo visto in questa rappresentazione di oggi, credo che possano essere utili per tutti. Ringrazio dunque i nostri intervenuti anche in questo caso e passerei alla successiva sessione, che è dedicata invece a delle problematiche di rapporto, soprattutto fra i know-how e l'attività di impresa, sulle quali credo che anche qui avremo food for thought per digerire meglio il food, siamo nella Food Valley, ovviamente di Parma, che abbiamo avuto modo di avere al nostro lancio. Grazie ancora, chiederei ai relatori della successiva sessione. Poi per dire sempre, perché il know-how è un
quindi ovviamente ci sono anche bisogni di tutela a questo riguardo. E poi un successivo bisogno di tutela è legato al capitale umano. Il capitale umano è ormai l'intelligenza direttiva dell'azienda ed è, può essere intrinsecamente legato al know-how, laddove tante volte le conoscenze tecniche e commerciali che appunto costituiscono il know-how hanno necessitato di capacità e abilità personali per essere realizzate. E il problema del capitale umano è tutta la sua valorizzazione, nel senso la funzione di valore. E questo presente nella realtà aziendale anche in questo caso, e così come il primo interesse è riscontrabile sia al momento della costituzione e sia durante la vita sociale, proprio perché al capitale umano occorre dare un valore. Con riferimento alla destinazione del lavoro nell'impresa capitalistica ci scontriamo con gli interessi dei soci e dei creditori sociali alla garanzia della effettività e dell'integrità del capitale sociale. Quindi siamo veramente nel campo delle norme relative alla selezione delle entità conferibili e parliamo sia nella società per azioni che nella società responsabilità limitata, e parliamo di regole il cui scopo è quello di pervenire all'isolamento del patrimonio aziendale rispetto ai patrimoni personali di chi destina l'attività know-how. E sono regole che appunto mirano a prevenire il rischio delle perdite e ricada in prima istanza sui creditori, quindi attraverso il meccanismo del capitale sociale che opera alla stregua di circuito ballato, ma non è attraverso le norme in materia di perdita. E con particolare riferimento alla garanzia della tutela dell'integrità del capitale sociale, si tratta di valutare in un'ottica di raffronto e direi forse più correttamente di bilanciamento se e come gli interessi specificamente relativi al know-how risultino più adeguatamente soddisfatti guardando appunto alle tecniche di destinazione dell'utilità del know-how all'attività capitalistica. E quali sono queste tecniche di destinazione? Abbiamo parlato del conferimento, però ce ne sono altre. È possibile nella società per azione, nella società responsabilità limitata, destinare all'impresa utilità come know-how attraverso un'assegnazione non proporzionale delle azioni, vediamo in seguito, attraverso le prestazioni accessorie e anche attraverso gli strumenti finanziari partecipativi. E quest'ultime tre tecniche in realtà consentono di recuperare il know-how nelle situazioni in cui il know-how può risultare difficile da conseguire. E questo soprattutto nella società per azione. Società per azione, come vedete adesso, c'è un articolo 2142 che vieta il conferimento di opere e servizi. Ovviamente nel know-how, così come abbiamo quadrato questa mattina, il diritto di proprietà intellettuale non titolato, possiamo dire che anche la nuova veste che è il codice di proprietà industriale, il capo know-how, può aver risolto questi dilemmi che si erano posti precedentemente rispetto al conferimento di know-how. Quindi il professor Portale si era interrogato appunto sui conferimenti atipici e aveva ragionato sulle difficoltà che beni come know-how, beni materiali, potessero avere rispetto al tema del rapporto. Ora, l'essere un diritto in proprietà intellettuale titolato può agevolare e quindi possiamo dire che laddove ci troviamo di fronte a un segreto commerciale che ha i